Un emendamento di Lucia De Gobertis in commissione regionale ha cancellato l'ipotesi di una cava in località Vignoli a Cincelli, nel comune di Capolona, che dunque non rientra per il momento nel piano regionale cave. Può dunque esultare il Comitato alla Valle delle Piagge, che fin dall'inizio aveva osteggiato questo progetto, che ha trovato in commissione la contrarietà di tutte le forze politiche. Una risposta che dà tanta soddisfazione, perché oggi è passato in commissione l'emendamento che ho presentato, tutti i gruppi politici hanno approvato, l'emendamento è passato all'unanimità, addirittura hanno messo la loro firma sotto la mia nell'emendamento, questo ad esprimere la volontà politica di tutti, di dare una risposta col territorio, ai cittadini, a quelle aziende, insomma, a questo nostro territorio che di questa ulteriore violenza, tra virgolette, non aveva proprio bisogno. A questo punto, ecco adesso che cosa accadrà. Accade che il piano è stato approvato prima l'emendamento e poi dal piano è stata stralciata, di fatto cancellata la richiesta presentata non accolta, la richiesta presentata dal comune di Capolona. Il 30 e il 31 abbiamo consiglio regionale, il piano verrà approvato senza questa previsione. Poi ci sono dalla pubblicazione sul BURT, sul bollettino della regione Toscana, ci saranno 60 giorni per le osservazioni, poi il piano verrà riapprovato tenendo conto o meno delle osservazioni che saranno presentate. Io spero a questo punto che si sia ben capito da parte dei presentatori che la volontà politica di far fare le cave lì non c'è. I cittadini riuniti nel comitato possono dunque considerare per il momento vinta la loro battaglia, che aveva visto il suo clou nel concerto organizzato nella zona a fine giugno. Per noi è una soddisfazione, era quella la strada che si era intrapreso e che volevamo, perché questa era la strada più sicura e più rapida. E avere stralciato questo Vignoli dal piano regionale delle cave, per noi è diciamo il massimo, è una situazione definitiva che salvaguarda questo posto che non è nostro. È il nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi è una vittoria per tutti. Questo è un posto bellissimo, vocato al turismo. Noi ora a settembre, perché non, la lotta noi la proseguiremo, nel senso che vogliamo che questo faremo un convegno per la valorizzazione di tutta questa valle, compresa la Ponte Buriano, la riserva di Ponte Buriano e la Penna, perché secondo noi ha una vocazione turistica enorme, che potrebbe, insieme a tutta la strada dei Sette Ponti, verrebbe un ambito turistico veramente eccellente. E quindi noi vogliamo che questa situazione decolli ulteriormente e renda questa valle intatta come ce l'hanno regalata ai nostri nonni. Quello che ha fatto il comitato è quello di far analizzare con trasparenza i vari elementi economici, ambientali, quindi tutta una serie di valutazioni che fatti con trasparenza hanno un altro significato che fatti all'oscuro. Ovviamente la vittoria non è solo nostra, la vittoria è di tutta la civiltà. Cosa è rimasta all'Italia se non il turismo, il sole? Il bell'ambiente, i sapori del vino, dell'olio, che qui ci sono vigneti DOP, DOC, oliveti. Io credo che la vittoria sia forse della comunità, di tutta la comunità.